Dov'è? Mannaggia. Ma dov'è? Amore, mi aiuti a cercare le medicine? Sono al solito posto. Sì, il solito posto dove? Nel ripostiglio, in camera, in bagno? Ma perché? Sono finite. Ma cosa ti serve? Per te? No, no, non è per me, è per Sofia che ha la febbre, è scotta. Valla a sentire, è tutta coperta, sì, in camera. Sì, coperta fino a qui, con la coperta di flanella, come un qualsiasi cristiano, per volere della nonna. Ma quante volte te lo devo dire, amore? Quando uno ha la febbre non bisogna coprirlo troppo. Dipende dai punti di vista. Sì, come dove mettiamo le medicine. Bravo, vedi? La pensiamo diversamente, però sei bravo. Ti amo. Anch'io. Sì, sbrigati però che mi serve qualcosa, su. Ok. E le pastiglie che non si sa per cosa. Uno sciroppo per la tosse, nuovo. Uno vecchio, questo lo buttiamo nelle medicine, sì, scadute. E una crema per mani. Oh, vedi? E due pastiglie salvalito. Ma di chi sono queste? Ma le usi tu? Io? Mai usate le pastiglie salvalito, che... Vabbè, l'hai trovato l'antipiretico? Quello per la febbre? L'antipiretico. No, sono due pastiglie salvalito. Che faccio, le provo? Dai, cretino, su. Senti, chiamo il medico. Ce l'hai tu il cellulare? Che a quest'ora... Non so, vado a vedere. È già uscito. C'è la segreteria? Niente? No, niente. Niente, non ce l'ha dato il cellulare. Quindi? Quindi... Ti diamo il mio sciroppo. Il tuo? Per adulti però. Diamo mezza dose. Lei c'ha 9 anni. Mezza donna, mezza dose. Mamma. No? Non lo so. Boh. E che ti devo dire? Sentiamo lei. Se lo prende, vuol dire che lo deve prendere. Se no, no. Sì, adesso facciamo scegliere nostra figlia. Mamma, vieni. Vediamo. Mamma. Tesoro. Amore, la medicina. Piccola. Eccola! Guarda, se la prendessi ti farebbe bene, eh? Poi vuoi anche non prendere. Vedi tu, che dici? Prendiamo?